Rieccoci ragazzi, siamo tornati con un nuovo video. Quest'oggi andiamo a vedere un setting bot che forse è l'ultimo di questa serie, ossia il centrocampista. Ragazzi, abbiamo selezionato un ruolo, diciamo, ipotetico che può fare sia il centrocampista centrale sia il trequartista. Abbiamo selezionato uno dei centrocampisti più forti in ambito nazionale, che ha vinto anche il titolo in VPG. Stiamo parlando di Phil John. Eccolo qua che appare ragazzi accanto a me con la sua carta dei doti. Ricordiamo, è stato incluso all'interno dei top 11 dell'annata scorsa. Grande tecnica, grande visione di gioco, un giocatore immenso. Capitano del Bordellona che salutiamo. Ragazzi, è un bot molto dinamico perché il centrocampista deve sia servire gli attaccanti sia smistare il pallone da destra a sinistra. Andiamo a sentire anche le sue parole per vedere un po' cosa ci vuole dire riguardo qualche indicazione per i centrocampisti stessi e anche per il setting. Via! Tutti amici del Pro Club, sono Phil John 90 degli FC Bordellona e ringrazio i manager per Buonasera. avermi scelto come rappresentante della categoria dei centrocampisti. Volevo dare qualche dritta a chi si accinge a giocare nel ruolo di mezzala. Prima cosa, siete sempre in armonia con la filosofia di gioco del vostro capitano, altrimenti la squadra sarà senza identità e i risultati scarseggeranno. Secondo consiglio è quello di essere equilibrati, sappiate quindi anche curare le vostre skills difensive e vedrete che poi avrete tanti vantaggi. Un'intercettazione a volte può valere contro un assist. Vediamo Ok. dei settaggi, perché purtroppo FIFA non vuole tanto bene a noi centrocampisti, quindi siamo costretti ad utilizzare i settaggi che appartengono ad altri ruoli. Ad altri livelli il settaggio migliore è quello di terzino. Io personalmente ho anche utilizzato il settaggio di attaccante Chiaro. perché mi diverto molto, visto che è un settaggio dinamico, però ha delle gravi pecche per quanto riguarda la resistenza e anche per quanto riguarda i passaggi. Ancora un saluto a tutti quanti e buona quarantena. Ragazzi, adesso andiamo a vedere anche qualche azione in-game, così vediamo proprio come si muove il bot stesso. Eccoci ragazzi con la schermata principale, con il bot di Phil John, centrocampista, però già vedete il setting ADA. Questo vuol dire che giocherà nella fase di centrocampo, anche offensivo possiamo dirlo, con questo setting, però da ADA o ASA ovviamente a vostro piacimento. Queste sono le info, Phil John, lo vedete. Altezza e peso fondamentali perché stiamo parlando di 1,67 x 54 kg. Questo vuol dire, implica che la parte della forza diminuisce in base al peso ovviamente selezionatos, ma se alziamo il bot 1,87 vedete che aumenta la forza, però diminuisce drasticamente l'accelerazione e la velocità massima, assolutamente. Quindi noi cerchiamo di abbassarlo affinché i valori, insomma, della velocità siano decenti, superiori over 90. Anche perché vedete che i riflessi, l'elevazione, l'equilibrio non perdono quel boost iniziale, sono over 80, quindi è accettabile. L'unica ovviamente pecca è la parte della forza, che però diciamo possiamo
come dire, sviare grazie a un dribbling devastante. Ecco qua il setting ADA, abbiamo visto stile gioco, altezza 1,67 per 54 kg, ovviamente il piede preferito è una scelta vostra. Qua gli attributi li vedete, passaggi, comunque dribbling, fisico, difesa, è tutto abbastanza equilibrato. Il fisico 77 non è abbastanza, però per questo ruolo effettivamente lo è. Per quanto riguarda il fisico, vedete comunque sono accesi varie carte fino ad arrivare al nuovo vigore fondamentale per le ultime fasi della partita in corso. Io personalmente lo metterei quasi quasi sempre, al 99% dei casi. La difesa la omettiamo perché questo è un bot offensivo, è un bot che funge quasi da trequartista, infatti potrebbe essere tranquillamente utilizzato anche in un 4-3 col COC. La difesa la omettiamo, quindi arriviamo al dribbling, accendiamo quasi tutto. Omettiamo qualche carta sul controllo palla perché vedete a destra il controllo palla comunque è già bello boostato, stiamo parlando di 91-92, quindi un valore altissimo. Ovviamente mettiamo le 5 stelle skill perché essendo quasi un COC deve anche dare qualche soluzione in più dal punto di vista di dribbling. Abbiamo i passaggi per quanto riguarda il passaggio lungo, a sinistra accendiamo tre carte, al centro arriviamo fino alla specialità passaggi, vedete costo 3, ha un buon costo ma è sicuramente super efficace per un centrocampista, a destra arriviamo ai cross. Per quanto riguarda i tiri non attiviamo ovviamente la scarpa del piede debole a sinistra perché stiamo parlando di un bot basso, un bot senza fisico, a questo punto ci conviene accendere quelli di destra perché ovviamente ci sono i tiri al volo, ci sono le conclusioni, c'è anche il piede debole che accenderemo e anche il tiro dalla distanza. Abbiamo quindi un piede debole 4 che comunque è dignitoso, molto molto utile per un COC o CC. Velocità, abbiamo le carte rimanenti, quindi vedete comunque è un bot molto molto veloce, sebbene non siano accese anche le altre. Ovviamente il setting portiere nullo. Assolutamente. Ragazzi, per questo setting bot abbiamo finito, spero che vi sia piaciuto. Andiamo ai saluti. Ragazzi, anche quest'oggi abbiamo finito con questo video. Spero che vi sia piaciuto, spero che sia garbato anche al signor Phil John. Eccolo qui che appare. Mi raccomando, ragazzi, non vi scordate di andare sul nostro Instagram e mettere il segui perché ci sono H24 notizie sul Pro Club e non solo, anche sulla squadra. La serie dei bot credo sia terminata, non si sa mai, magari iniziamo anche con ruoli meno specifici, però questa in particolare, con questo mod, è conclusa. Un saluto da Johnny, ragazzi. Ciao.